Buonasera a tutti. Stasera abbiamo il piacere di avere qui tre ospiti graditi che ci parleranno di un argomento che interessa la città. Quindi Rinascimento Genova, appunto, è lieta di ospitarli. Abbiamo con noi Ermete Bogetti, Riccardo degli Innocenti e Francesco Colloca, che sono tre firmatari tra i 21 che hanno firmato qualche tempo fa un ricorso al Tribunale Civile per una presunta non eleggibilità da parte del dottor Marco Bucci a causa del fatto che lui comunque aveva una sua precedente nomina come dire, a commissario straordinario. Su questo sentiamo appunto Ermete Bogetti sugli aspetti giuridici, poi seguiranno comunque gli altri interventi perché a noi ci interessava, come dire, seguire questa vicenda come cittadini informati. Perché pensiamo un po' tutti di avere, come dire, necessità che la nostra politica sia più etica, quindi più vicina agli interessi generali, e della cittadinanza, basata appunto su valori etici. Dottor Bogetti, a lei la parola. Grazie. Allora, noi questa sera parliamo dei poteri pubblici concentrati nella persona del dottor Marco Bucci e vediamo come questo, è avvenuto storicamente, diciamo. Il 14 agosto del 18 del 2018 crolla il Ponte Morandi. Il 28 settembre, perciò lasciando passare un mese e mezzo, il governo adotta il decreto legge 109 che prevede la nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione. Pochissimo tempo dopo, a seguito di una selezione fra vari nominativi che in allora erano comparsi sulla scena, viene nominato commissario straordinario per la ricostruzione il dottor Marco Bucci. Il decreto che aveva previsto la nomina del commissario aveva stabilito anche i poteri del commissario, che doveva occuparsi non solo della demolizione e ricostruzione del ponte, ma anche del ripristino del sistema viario e anche dell'adozione di un programma straordinario di interventi per la ripresa e lo sviluppo del porto, delle relative infrastrutture e del collegamento fra l'aeroporto e la città di Genova. Perciò questi poteri erano amplissimi ed erano sommati a quelli di sindaco che a loro volta erano stati incrementati per l'emergenza. Questi poteri venivano finanziati dallo Stato con importi straordinariamente elevati. Si deve aggiungere che l'esercizio dei poteri del commissario poteva avvenire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo rispetto dell'antimafia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, cioè il cosiddetto modello Genova, che detto in linguaggio estremamente tecnico, amministrativo, vuol dire fai come cazzo vuoi purché lo fai. Ecco, questo è. Questo ha raggiunto il suo apice con l'arrivo dei fondi del PNRR. In questo modo chiunque avrebbe realizzato il ponte, chiunque avrebbe incominciato una serie di opere, non solo Bucci, ma se fosse stato nominato appunto, come si diceva, il direttore dell'istituto ITT, poi ministro, adesso mi sfugge il nome in questo momento, ministro della transizione ecologica, Cingolani. Cingolani, ecco, se fosse stato nominato Cingolani, anche lui avrebbe realizzato il ponte, avrebbe fatto queste opere indispensabili. E forte di questa ricostruzione del ponte e di tutte queste opere del suo portafoglio, dei poteri di cui dispone, Bucci si candida alle elezioni per sindaco di Genova, secondo mandato, al che in tanti ci si è chiesti, ma l'ordinamento lo consente? Ecco, no, l'ordinamento non lo consente. Non lo consente e vediamo le norme che regolano questa situazione.
Il testo unico degli enti locali dice tre cose. I commissari di governo sono ineleggibili. Sono invece eleggibili se l'incarico è stato conferito a loro in ragione del mandato elettivo, cioè in quanto sindaci della città. Il testo unico dice anche che queste cause di ineleggibilità sono anche cause di incompatibilità. Perciò Bucci, se veramente ineleggibile, sarebbe stato incompatibile con la carica di commissario, quella di sindaco, fin dall'inizio, fin dal primo suo mandato. Qual è la ratio legis dell'articolo 60 che disciplina questa cosa del testo unico degli enti locali? La ratio è questa, che coloro che esercitano funzioni che possono influire sul risultato delle elezioni alterando la par condicio dei candidati non possono essere eleggibili. Bucci avrebbe potuto dimettersi dalla carica di commissario straordinario, non lo ha fatto. Se si fosse dimesso, avrebbe potuto legittimamente concorrere alla elezione come sindaco. Il centro della questione è se il commissario straordinario alla ricostruzione sia uno dei commissari di governo che il testo unico qualifica come ineleggibili. Noi come ricorrenti siamo convinti di sì. La questione è stata posta al Consiglio Comunale in modo che nella seduta di convalida degli eletti affrontasse la questione. Il Consiglio Comunale ha convalidato l'elezione anche di Bucci con l'astensione dell'opposizione. Allora a noi ricorrenti non restava altro che l'azione popolare, che è prevista dallo stesso TUEL come un ricorso di cittadini facenti parte del corpo elettorale al Tribunale della città. Noi abbiamo ricorso e il Tribunale ha respinto il nostro ricorso. Esaminiamo adesso i termini della questione dal punto di vista più giuridico. Chi sono i commissari di governo? Cioè, se nei commissari di governo rientra il commissario straordinario alla ricostruzione. La nostra tesi è questa. I commissari di governo sono un genus che comprende anche i commissari straordinari. Perciò i commissari straordinari rientrano nei commissari di governo perché, come tutti gli altri, sono nominati dal governo, svolgono funzioni tipiche del governo centrale in sede locale, riconducibili all'apparato di più ministeri, sono finanziati dal governo, i loro conti sono controllati dalla Corte dei Conti come quelli di tutte le amministrazioni dello Stato. La nostra tesi, che si basa sull'interpretazione letterale dell'articolo 60, non vuol far dire alla norma di più o di meno di quello che dice. La norma dice i commissari di governo, i commissari straordinari per noi sono commissari di governo. Cosa dicono le controparti invece? Le controparti sono Bucci e il comune che si è costituito in giudizio accanto a Bucci. Loro dicono che commissari di governo sono solo quei commissari del governo che rappresentano una figura soppressa da una legge costituzionale del 2001. Chi erano questi commissari del governo? La Costituzione, all'articolo 124, prevedeva che in ogni regione un commissario del governo residente nel capoluogo della regione sovrintendesse a tutte le funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordinasse con quelle delle regioni. Questo era il commissario del governo previsto dalla Costituzione. Una legge dell'88 ha disciplinato poi le sue funzioni. Ma arriviamo agli anni 2000 e quando si, anche a seguito delle istanze della Lega, l'autonomismo regionale prendeva forma legislativa, il commissario del governo stava stretto a tutti, perché comunque era un pezzo dello Stato che era messo lì nella regione, un elemento spurio rispetto all'autonomia della regione. E allora, già nel 99,
venne istituito al posto delle prefetture l'ufficio territoriale del governo, perché anche prefettura non piaceva più tanto come nome, l'ufficio territoriale del governo. E il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo assunse le funzioni del commissario del governo. Perciò questa figura del commissario del governo era ancora prevista nella Costituzione, ma di fatto non esisteva più perché le sue funzioni erano passate al prefetto del capoluogo. Questo è importante perché nel 99 non c'era ancora la norma di cui ci occupiamo. La norma di cui ci occupiamo viene dopo. E perciò, quando il testo unico dice che parla di commissari di governo, secondo noi, non può più parlare del commissario del governo che era già stato di fatto soppresso, anche se formalmente la sua soppressione interviene un anno dopo con una legge costituzionale che cancella l'articolo della Costituzione che lo prevedeva. Sarebbero rimasti soltanto quelli delle province autonome di Trento e Bolzano, perché questi rimanevano fuori dalla riforma legislativa. E su questo battono molto. L'opposizione dice no, esiste ancora il commissario del governo, quelli di Trento e Bolzano. Ma allora un testo unico non avrebbe dovuto dire che sono ineleggibili i commissari del governo e province autonome di Trento e Bolzano? E non tutti i commissari di governo avrebbe dovuto dire così. Non l'ha detto. Allora, se questo è, non si vede una valida ragione per riferire oggi l'ineleggibilità a una figura abolita da oltre 20 anni. Ma c'è di più, cioè noi abbiamo numerose disposizioni di legge attuali, perciò successive al testo unico, anche di questi giorni, dove si parla di commissari di governo, perché si disciplinano alcuni aspetti delle funzioni di commissari di governo, riferendosi espressamente ai commissari straordinari. Perciò è il legislatore che oggi chiama i commissari straordinari commissari di governo. Ma allora perché non interpretiamo attraverso questo il testo unico? Cosa ha detto il Tribunale? Il Tribunale è partito da una tesi che potrebbe essere quasi politica. Cioè, nelle situazioni di emergenza è molto opportuno che commissario straordinario sia il sindaco. Perché il sindaco conosce il territorio e perché assomma i poteri del commissario straordinario a quelli del sindaco e li uniforma, li coordina. E la tesi nostra, secondo il Tribunale, impedirebbe ai sindaci italiani, aggiunge il Tribunale, di essere commissari di governo perché sarebbero incompatibili. Ma questo non è vero. Non è assolutamente vero. Perché noi non abbiamo mai affermato che i sindaci non possono essere commissari di governo. Anzi, lo prevede l'ordinamento. L'ordinamento prevede che al sindaco possa essere intestata la funzione di commissario di governo, ma al sindaco, non al dottor Marco Bucci, al sindaco della città. E non è indifferente che l'incarico sia dato al sindaco della città o al dottor Marco Bucci, cioè ad persona. Non è indifferente perché se è dato al sindaco della città, l'incarico segue il sindaco. Cioè se il sindaco cessa di essere sindaco, cessa anche di essere commissario, per esempio non è più eletto sindaco, sarà il nuovo sindaco a essere commissario. Viceversa, se le due funzioni sono scisse, allora, se non viene rieletto sindaco, nel caso Bucci, conserva la funzione di commissario e perciò le due funzioni si scindono di nuovo in due persone diverse. Perciò non è vero quello che dice il Tribunale con riferimento alla nostra interpretazione della legge. Ma il Tribunale ha detto anche un'altra cosa. Dice, siccome comunque le norme non sono chiare, e se invece secondo noi sono chiarissime, bisogna ricorrere all'interpretazione sistematica.
E questa interpretazione sistematica dice che è ineleggibile soltanto chi ha assegnato in via ordinaria funzioni generali. Ecco. Perché dice così? Perché dice che tutte le altre figure dell'articolo 60 esercitano funzioni generali, ma in questo modo intanto erra sui presupposti, perché non dobbiamo ricorrere a un'interpretazione sistematica quando se ne può utilizzare una letterale. E poi erra anche nell'ambito, perché si restringe all'articolo 60, non va a vedere tutte le altre cause di ineleggibilità. E poi assume come fattore unificante la generalità della funzione, mentre l'unico fattore unificante degli ineleggibili è la detenzione di un potere in grado di alterare la par condicio. Questo è il fattore unificante. E questo fattore unificante rientra al commissario straordinario indubitabilmente. Dunque noi abbiamo perso dinanzi al tribunale, ma intendiamo proseguire, siamo quasi convinti di perdere anche in appello, perché anche l'appello è a Genova, ma noi vorremmo vincere in Cassazione e siamo convinti di vincere in Cassazione. Perché? Perché la Cassazione deve affermare un principio che non vale solo per la città di Genova, ma vale per tutto il resto d'Italia. E allora non può essere sensibile alle istanze localistiche, come invece possono essere invece le corti di una città. Per proseguire, noi abbiamo costituito un fondo per le eventuali spese di soccombenza, perché ci aspettiamo delle spese di soccombenza, specialmente in secondo grado, e cerchiamo dei nuovi appellanti, perché l'ordinamento consente che possano presentare appello anche cittadini elettori che non avevano fatto inizialmente il ricorso in primo grado. Perciò chi vuole contribuire al nostro fondo, il residuo del fondo verrà poi devoluto ad Emergency, tutto quello che avanzerà rispetto alle spese, ovvero unirsi a noi nell'appello e nel ricorso in Cassazione, può farlo. E per ulteriori chiarimenti, per contribuire o per appellare, noi invitiamo a scrivere a questo indirizzo mail al quale risponderò. L'indirizzo mail, non so se si vede, vediamo su appello.bucci@gmail.com. Vuoi alzare un po' di più, scusa? Sì, così si legge, ecco, ok, perfetto. appello.bucci@gmail.com. Adesso grazie a tutti. Diamo la parola a Riccardo degli Innocenti, che tratterà l'argomento forse da un punto di vista un pochino più politico, no? Perché i riscontri mi pare sono già rossi. Lei sì. Degli Innocenti. Sì, provo a parlarne in modo un pochino più politico, senza essere un politico di professione, ma non nego che l'animus con cui, come dire, sono intervenuto in questa vicenda sia politico, nel senso che all'origine di questa vicenda c'è stata la constatazione, e non eravamo ancora in campagna elettorale, che il sindaco Bucci, come dire, fosse dotato di poteri straordinari, e lì era a scoprire l'acqua calda, perché era anche commissario straordinario e sapevamo che aveva realizzato un'opera straordinaria, nel senso, che imposta dalla necessità, dall'emergenza del crollo e della tragedia che era avvenuta, quindi bisognava dare rapidamente soluzione a quel problema. Però poi, come dire, il governo aveva dato seguito a una legge che già aveva creato un po' di perplessità, perché, diciamo, faceva seguire a questo evento tutta una serie di provvedimenti, come se ci fosse stato una sorta di terremoto, no? A Genova, più che il crollo di un qualsiasi ponte, come se dall'epicentro di questo crollo ci fossero state conseguenze, danni, eccetera, a
in un raggio sempre più ampio della città e in particolare nel porto, e che quindi occorreva provvedere con la stessa logica emergenziale a riparare questo. Salvo poi, ma questo non vorrei ora allontanarmi troppo dal punto centrale del discorso nostro di stasera, salvo poi ricomprendere in questo piano straordinario oltre il ponte di tutte queste opere, tutto un insieme di opere che il porto aveva programmato e pianificato da tempo e che però forse stentava a realizzare, che quindi si poteva accelerare il tutto attraverso questo commissariamento. Bene, ci rendiamo conto di questo cumulo di poteri e ci viene in mente che una situazione analoga si era verificata qualche anno prima a Milano a ruoli rovesciati, ovvero il sindaco era Sala, che era stato commissario per l'Expo, un commissario straordinario nominato dal governo, e in prossimità della campagna elettorale lui si era dimesso. Ma le opposizioni di Sala, in quel caso l'alleanza politica che invece governava Genova, quindi la Lega, eccetera, avevano fatto ricorso al Tribunale Civile sostenendo che Sala non si era dimesso in tempo utile. Invece poi il Tribunale verifica che lo aveva fatto prima dell'inizio della campagna elettorale e quindi il ricorso viene bocciato. Noi abbiamo detto, e qui è la situazione a parti rovesciate, quindi se c'è stata una sentenza in quel senso vuol dire che questo cumulo di poteri non è possibile, che la legge che nel frattempo avevamo consultato va in quel senso lì. E quindi Bucci dovrebbe dimettersi prima dell'inizio della campagna elettorale, anche perché era emerso un fatto a cui ha fatto cenno Boggetti poc'anzi, che è anche una cosa un po' strana, bisogna riconoscerla, che il governo, che avrebbe potuto nominare come commissario straordinario Bucci in quanto sindaco, aveva scelto invece di nominarlo come dottor Marco Bucci. Non sto a dire le nostre interpretazioni perché si entra dentro la dietrologia politica e stiamo già facendo troppe parole e non vorrei far questo, però non c'è dubbio che il governo poi lo ha riconfermato, prorogato, eccetera, sempre come dottor Marco Bucci. E quindi, diciamo, agevolando la creazione di una situazione molto, molto, molto ambigua. Comunque sia, poi quello che è successo e che ci ha raccontato Boggetti, noi ci aspettavamo che all'inizio della campagna elettorale Bucci si dimettesse, così non è avvenuto e quindi c'è stato il ricorso. Ora, ma il motivo, che è poi un motivo politico, quello a cui faceva riferimento Boggetti, che la nostra interpretazione crediamo sia l'interpretazione autentica, come si dice, della ratio della legge, tant'è che la Corte Costituzionale in più di un'occasione ha dato il senso di questa legge, che è quella: facciamo in modo che almeno nella campagna elettorale non si crei questa situazione di squilibrio tra i competitori, eccetera. Bene, questo è l'aspetto politico. Però al di là delle questioni appunto giuridiche, c'è qualche prova, diciamo, più politica, no? di questa contraddizione? Io dico di sì e vorrei fare un esempio di cui abbiamo scritto, ma provo a ripeterlo rapidamente qua. C'è stata la vicenda dei depositi chimici, che è ancora una vicenda viva. A un certo punto, durante il suo mandato, verso la fine del suo mandato, Bucci
che aveva promesso come sindaco agli abitanti di Multedo di risolvere all'inizio del suo mandato la questione dei depositi chimici, che come sapete sono dentro il quartiere, e però erano passati gli anni e la soluzione non si era trovata. Bucci non l'aveva trovata, perché poi alla fine il sindaco, e il problema, essendo nel territorio comunale, è un problema del sindaco, che ha tra i suoi compiti fondamentali la sicurezza dei propri cittadini. Bene, a un certo punto Bucci cosa fa? Si inventa letteralmente una soluzione dentro il porto e decide che i depositi devono essere spostati in un certo luogo del porto, che è Ponte Somalia, dove attualmente si svolgono delle altre attività commerciali portuali. Ma non voglio ora fermarmi su questo, è il fatto già che Bucci, in quanto allora va, ora prova a sceneggiare, non va da Signorini, presidente del porto, come sindaco a dirgli: guarda, sono il sindaco della città, no? Ho bisogno di risolvere un problema dei miei cittadini. Tu che sei competente per il porto, che barate è demanio e quindi è territorio pubblico, ma dello Stato, tant'è che Signorini è una sorta di funzionario dello Stato, è nominato dal ministro e al ministro risponde, e dice: non è che va lì a trattare, a negoziare, a dire aiutami a trovare una soluzione se è possibile dentro il porto. No, gli dice semplicemente: io sono il commissario e tu devi trovare una soluzione, te la dico io qual è la soluzione. Signorini, che è un funzionario, ora non faccio della dietrologia della sua autonomia effettiva di ruolo eccetera, ma subisce, e questo tutti hanno potuto vederlo sui media, no? Subisce questa decisione e a un certo punto anche ingenuamente ammette che in qualche modo la subisce, perché Bucci è arrivato e come commissario gliela imposto. Ora non voglio entrare nel merito della idoneità, non idoneità di questa soluzione eccetera, ma è un esempio chiaro del fatto che Bucci per anni e ancora adesso agisce alternando a suo comodo i ruoli, no? E però bisogna ammettere, trovando un contesto a lui favorevole, perché uno potrebbe dire: sì, ci avrai anche ragione, ma bastava che il presidente del porto gli dicesse no, perché qui decido io e quindi arrangiati. Ora la dico un po'. E qui veniamo a un fatto, a un ragionamento politico che secondo me va fatto, se no non si riesce a capire un po' il contesto. Io ricorderete che non molti anni fa, saranno stati, facciamo una decina d'anni fa, a Genova e in Liguria noi a un certo punto avevamo una situazione in cui presidente della regione era Burlando, presidente del porto era Merlo, presidente della provincia era Repetto e sindaco di Genova era Vincenzi. Avevamo cioè quattro, diciamo, personaggi politici appartenenti alla stessa area politica, di partiti diversi, ma alleati nelle stesse amministrazioni. Merlo era stato indicato da Burlando alla presidenza del porto. Quindi, come dire, una situazione omogenea da un punto di vista politico. Beh, io a quei tempi lavoravo in un ente pubblico, lavoravo nella provincia, ricordo perfettamente che sulle questioni grandi, ma anche su delle questioni piccole, non c'era mai l'accordo. Cioè, Burlando diceva A, Vincenzi diceva B, Repetto, che era un po' il rango minore dal punto di vista, no, della gerarchia, eccetera, se poteva diceva di, oppure Merlo magari se lo diceva. Questo voglio dire che invece gli attuali attori dei poteri, la provincia non c'è più, che sono Toti, Bucci e Signorini, hanno sin dall'inizio manifestato un'unità di intenti fortissima.
non c'è cosa sulla quale nascano delle differenze, eccetera, eccetera. E questo è un dato di fatto che bisogna riconoscere e che in qualche modo favorisce la situazione. Bucci, che è un po' l'outsider, l'ultimo arrivato, che non aveva una storia dietro e non ha neanche ufficialmente un partito, si è trovato come dottor Marco Bucci inserito, no, in questa vicenda, ha avuto l'occasione del ponte, no, e insieme al ponte questi poteri straordinari, questo portafoglio straordinario che non si era mai visto nella nostra città e nella nostra regione. Se calcolate le dimensioni che ha Genova e la regione Liguria rispetto al territorio nazionale, credo non ci sia mai stato un territorio così piccolo dotato dallo Stato, no, di tanto. E quindi, come dire, essendo un uomo di esperienza professionale, quindi capace di spendere, no, in qualche modo intorno a lui si è creato una tensione, no, che in qualche modo fa rinunciare anche ad altri attori della scena istituzionale ai propri poteri. Dico questo perché potrei dire volgarmente che Signorini è un lacchè di Toti e quindi Toti è alleato di Bucci, no? Voglio dire, no? E quindi Signorini è un semplice funzionario, abbassa la testa, ma non ne veniamo a capo di questa situazione se ce la spieghiamo solo così. Accade questo. Su questa vicenda, come dire, noi siamo certi che la ratio della legge, lo spirito della legge è quello di evitare la concentrazione di un potere eccezionale. È difficile spiegarlo dal punto di vista giuridico, è ancora più difficile che un tribunale genovese, ma potremmo dire anche qui che è un tribunale asservito alla politica, potrebbe essere facile dirlo, può darsi che i giudici semplicemente abbiano, come dire, no, per ragion di Stato, no, preferito fare una sentenza del genere. È chiaro che se arriviamo a Berlino, come dice il famoso detto, cioè se arriviamo a Roma, troveremo un giudice che ci dà ragione. Però secondo me non è tanto il problema di vincere, di perdere, di arrivare a Roma. E su qui, sì, e concludo, dobbiamo ammettere che non abbiamo riscosso grande successo e semmai far crescere un po' di più una coscienza democratica e una sensibilità verso queste situazioni abnormi e che erodono la democrazia. Lo erode il fatto di fare i commissari straordinari a destra e manca, lo erode assistere a queste concentrazioni di potere e anche a queste esibizioni di potere, perché poi Bucci sembra fatto apposta quasi per usare in modo provocatorio, no, questo potere. È letteralmente un autocrate, appare come tale, no, uno che se potesse infischiarsene. Bene. L'argomento è ben trattato, direi che darei adesso la parola a Francesco Colloca, perché gli aspetti, chiamiamoli etici, di questa vicenda secondo me sono importanti e su questo penso che appunto Francesco Colloca voglia fare un suo intervento. Prego, la parola a Colloca. Grazie, buonasera a tutti. Mi sentite bene? Sì, sì, perfetto. Vai. Okay. Colloca comunque. C'eravamo anche preparati, ma... Beh, vabbè, non vorrei, ora rischio ovviamente di essere un po' ridondante rispetto a alcuni agli interventi che mi hanno preceduto, ma vabbè, correrò questo rischio e mi perdonerete. Mi riattacco non a caso alla chiusa dell'intervento degli innocenti. Proprio la prima considerazione è che questa iniziativa non vuole essere un attacco politico, almeno nell'accezione che gli dà Bucci quando ne parla, cioè lo scopo non è quello di ottenere la caduta ribaltando
giudizialmente il risultato delle urne. Tant'è vero che adesso stiamo entrando nella logica di arrivare fino alla Cassazione e, come ben sappiamo, i tempi della Cassazione non saranno tali da consentire facilmente di avere effetti prima della fine del mandato, comunque a ridosso della fine del mandato di Bucci. Quindi prescinde da quell'obiettivo, almeno come obiettivo primario. Si tratta, come già si è detto, di una presa di posizione di principio, proprio sul piano etico, mi spendo questa parola, della difesa della democrazia. Non è ammissibile che nel momento in cui si è chiamati a individuare le figure preposte a ruoli istituzionali fondamentali nella gestione del territorio, vi siano condizioni che alterano il confronto fra i candidati e in qualche modo inquinino la valutazione di chi è chiamato a eleggerli, agli elettori. Cito rapidamente Raffaele Marzo, un costituzionalista, che dice che le norme sull'eleggibilità e l'incompatibilità sono norme etiche in quanto tendono a garantire il corretto sviluppo della volontà elettorale, la ineleggibilità, e il corretto esercizio della funzione, le incompatibilità, intesi come valori conseguenti e prodotti dai principi democratici che informano la nostra società. È in questo senso che tutti noi cittadini siamo chiamati a difendere le regole del gioco e nel caso in cui siano in qualche modo ambigue o applicate di volta in volta con logiche non coerenti, ci sembra in qualche modo anch'esso un dovere quello di cercare di ottenere dalle istituzioni un chiarimento definitivo. Farlo è un atto di democrazia e di civiltà. Paradossalmente anche al di là dell'esito. Non a caso, come diceva Ermete, la legge ha previsto fra i rimedi, oltre alla valutazione della fattispecie da parte del Consiglio Comunale in prima seduta, l'azione popolare, proprio mettendo uno strumento di controllo nelle mani del popolo. Termine che non si usa facilmente. Quindi, questo non per consentire il sovvertimento di un risultato di una competizione elettorale svoltasi correttamente, ma proprio per offrire la possibilità di conseguire un risultato che sia l'effetto di una corretta competizione, non condizionata dall'ingiusto vantaggio di un candidato. Con l'azione popolare viene sanata la lesione dell'ordinamento e viene consentito di giocare una nuova partita. In ogni caso, se Bucci era ineleggibile, va sancito. Non importa se a fine mandato, ma va sancito per principio e per il futuro, per non legittimare ulteriormente questi comportamenti di chiunque. Occorre infine sottolineare che la necessità dell'azione popolare, come già stato detto, alle nuove elezioni è stata determinata soprattutto, cioè non soprattutto, esclusivamente dal comportamento di Bucci, che avrebbe potuto dimettersi, ma ha deciso di non. Cambiando un po' il piano del ragionamento, entrando in una considerazione non politiche nell'accezione dell'intervento di chi mi ha preceduto, ma diciamo di etica politica, ma riprendendo anche alcuni dei suoi ragionamenti, anche in questa vicenda Bucci ha ostentato un atteggiamento fra il disinteressato. Sono tutti aspetti formali di cui non mi occupo, non ho bisogno di approfondire più di tanto, io sono un uomo del fare, non devo perdere tempo in queste cose, trovo la mia giustificazione nel fare e di fatto nel consenso che riesce a costruire su quel fare. Ma questo sarebbe un tema che ci porta lontano. Quindi da un lato disinteressato e dall'altro l'atteggiamento vittimistico. Lo fanno per scalzarmi contro la volontà popolare e comunque se va male, io che verrei sottratto alla mia lacra efficienza con la quale rendo la città meravigliosa, mi riposerei facendo un bel giro del mondo in barca. Beato lui che può, forse poteva scegliere un esempio migliore. Ecco, questo atteggiamento di sufficienza, di arroganza, chiamiamolo come vogliamo, è più in generale la cifra dell'agire
politico di Bucci. Anche questo Riccardo ha fatto riferimenti. Il modello che persegue è quello dell'uomo solo al comando, un atteggiamento paternalistico. Lasciatemi lavorare, so cosa bisogna fare per il vostro bene, non mi fate perdere tempo con aspetti formali o con processi decisionali troppo complessi, come sarebbero quelli della partecipazione o dell'allargamento delle sfere di potere. Infatti, in molte occasioni, la sua modalità di esercizio del potere si è manifestato con forme autocratiche, come diceva Riccardo, spesso connotate anche da aggressività e da modi non urbani, non a caso soprannominato lo sbraggio, e spesso muovendosi al di sopra delle regole. In particolare, un esempio, quando ha accorpato nella persona del suo portavoce Casabella, che era un già redattore dell'edizione locale del giornale, anche la funzione di responsabile dell'ufficio stampa del comune. Quindi mescolando due ruoli che sono per legge contraddittori, perché il secondo è un ruolo istituzionale che di una funzione che deve essere svolta per l'intero comune, al di là delle componenti politiche. Ecco. Altre, come dire, manifestazioni di questa modalità all'interno della macchina comunale. Io sono un ex dipendente comunale, quindi lo dico anche con un buon livello di cognizione di causa, ha creato di fatto un regime di asservimento, in particolare fra i dirigenti, che girano da una direzione all'altra perché vengono costantemente rimpiazzati o minacciati di essere rimpiazzati. Molti di loro hanno scelto altre amministrazioni e se ne sono andati, altri subiscono passivamente i diktat politico-mediatici del sindaco. Spesso non hanno la forza, la capacità, o non, scegliete voi il termine, per difendere le ragioni di modalità di gestione più attenta agli aspetti più strutturali e cogenti, che invece vengono, che sarebbero da fare nella macchina e fuori dalla macchina, che invece non vengono fatti perché si dà la priorità a azioni che hanno una risonanza mediatica, che hanno un impatto, una visibilità più forte, e spesso non si fanno invece le operazioni di lungo periodo che comporterebbero magari meno visibilità ma più sostanza. Questo tourbillon si è esteso, come leggiamo sui giornali, anche a tutto l'indotto comunale, diciamo le municipalizzate, i dirigenti che sono stati allontanati o i manager. Pongiglione, presidenza dell'AMIU, leggo qui perché Uguccioni, segretario generale, persona molto in gamba che avevo conosciuto, ma questa è una valutazione personale. Mosci del Porto Antico, Criscuolo, altro segretario generale, abbiamo letto sui giornali tutti gli andirivieni. Boccardo, direttore musei civici, recentemente AMT Beltrano. Mettiamoci anche Bizzarri, ma vabbè. Comunque è difficile pensare che tutte queste persone abbiano scelto di andarsene solo per degli scontri di natura caratteriale. Come hanno fatto spesso trapelare, evidentemente non trovavano le condizioni per svolgere in maniera adeguata il loro lavoro e hanno pensato di farlo meglio altrove. E allo stesso modo vengono costantemente lanciati sulla città progetti di interventi, diciamo, hardware, fisici, funivie, sky metro, supermercati, dighe, eccetera, eccetera, senza alcuna attenzione e considerazione agli aspetti di natura più, come dire, socio-relazionale, di attenzione alle dinamiche più vicine all'esperienza delle persone, senza alcun coinvolgimento ex ante della popolazione interessata, quindi impedendo che si possa esprimere anche in sede progettuale la competenza che anche la cittadinanza ha rispetto al funzionamento del proprio territorio, rispetto alla possibilità di costruire progetti migliori
mettendo in campo non solo le esigenze, ma anche la conoscenza delle caratteristiche del territorio, le configurazioni di utilizzo possibile che si può fare di quegli interventi, eccetera, eccetera. Come se l'hardware, diciamo, si giustificasse in sé per sé. E chiunque solleva un'eccezione o cerca di interagire con questa dinamica, di fatto viene considerato come uno che mette i bastoni fra le ruote alle magnifiche sorti progressive, eccetera. E continuando questa elencazione di ambiti di applicazione di questa modalità di gestione del potere, che non è, ripeto, solo una caratteristica caratteriale, anche diciamo la vicenda dei municipi, dove è stata fatta un'operazione anche diciamo regolamentare, sul piano regolamentare, sul piano di definizione delle regole di erosione drastica della già scarsa e fragile rappresentatività dei municipi, dei territori, della popolazione dei territori. Si sarebbe piuttosto dovuto cercare di rafforzare e far funzionare meglio quel livello di rappresentatività, ma di fatto è stato svuotato di ruolo sostanziale e quindi è stata eliminata qualsiasi possibilità di dialettica anche fra componenti di istituzioni che avrebbe della dialettica, forse per un vecchio habitus mentale, escono cose migliori dal confronto fra punti di vista divergenti, quantomeno possono uscire sintesi che tengono conto di più complessità e di più esigenze, anziché di soluzioni, diciamo, catapultate dall'alto. Quindi questa volontà di accentrare il potere, diciamo, è evidente in mille situazioni. Ecco, questo comportamento, come già accennavo, non deriva solo dagli aspetti caratteriali, che pure hanno un loro peso, ma si lega a uno schema ideologico della destra, soprattutto quella destra che ha delle componenti ideologiche appunto di natura populista. Cerca un facile consenso nei molti che non vedono l'ora di delegare, che non hanno interesse a impegnarsi personalmente, che evidentemente sono una condizione di sufficiente agio affinché poi non vengono raggiunti le dinamiche che stanno attraversando la nostra società e che impoveriscono ormai anche i ceti medi o comunque creano situazioni difficili anche per quelle fasce che fino adesso sono state, diciamo, in qualche modo salvaguardate, quindi non si occupano della soluzione di problemi collettivi, non li affrontano e si preoccupano prioritariamente o esclusivamente del proprio particolare. Una volta salvaguardato quello, va bene tutto. Vabbè. E questo evidentemente, e qui forse è politica, ma ne siamo orgogliosi in qualche modo, e noi questo è un tipo di atteggiamento che eticamente, politicamente rifuggiamo e al quale vogliamo in qualche modo, non certo dare una risposta, però insomma sollevare l'attenzione sul fatto che insomma bisogna prendersela la responsabilità di ostacolare queste dinamiche. E quindi, appunto, anche per dare un segnale a una cittadinanza che spesso è troppo passiva o magari solo rassegnata, che, come è stato detto, abbiamo anche voluto in maniera tangibile dimostrare che siamo disposti a metterci del nostro. Abbiamo creato questo fondo, di cui ha parlato Boggetti prima, per far fronte appunto ai costi di un'eventuale soccombenza al termine dell'avvertenza, che peraltro riteniamo poco probabile. E quindi non posso altro che ribadire l'appello già fatto, magari se Ermete c'ha voglia di tirare su ancora
il cartellone, alzare di nuovo il cartello, alzare il cartello, di scriverci a questo indirizzo, di prendere contatto con noi in modo tale che vi possiamo fornire gli elementi per eventualmente anche approfondire quanto è stato detto per gli interessati. E comunque, se qualora vogliate aiutarci in una delle forme già di cui si è già parlato, possiate farlo. Grazie, grazie a tutti. Allora, io intanto vedere se c'era qualcuno che voleva eventualmente intervenire, abbiamo ancora qualche minuto per farlo. Volevo comunque, prima di chiudere, eventualmente ricordare a tutti che questo incontro è registrato, quindi faremo anche un po' di montaggio per renderlo un pochino più agevole, quindi sarà poi visibile nel sito di Rinascimento Genova, accedendo appunto al sito stesso su YouTube. Quindi questo permetterà che una interventi che sono stati molto, a mio avviso, molto interessanti, perché ha dato una dimensione, diciamo, non è un problema così locale, insomma, è un problema che sta andando su orizzonti molto più ampi e di interesse, penso, molto più generale anche a livello nazionale. Quindi altre persone potranno vederlo e quindi farsi un'idea di queste cose. Se c'è qualcuno che vuole fare interventi, alza. Io ho chiesto, ho alzato la manina. Non ho visto, va bene. Allora, Luigi, intervento a te. Allora, a te la parola. Mi scuso con tutti per essere arrivato in ritardo. Sono stato giustificato ampiamente. Stasera c'era la festa di la mia seconda nipote e quindi non potevo mancare. Però ho fatto in modo di arrivare almeno per sentire questi ultimi due interventi che sono stati, a mio avviso, e mi scuso per non aver sentito gli altri, ma questi ultimi due, secondo me, sono esaustivi, completi. C'è proprio tutto quello che è necessario inquadrare i bucci. Da parte mia, che io mi chiamo Luigi Fasce, rappresento Europa Verde, ma diciamo firmerò, contribuirò, spingerò. Qualcuno ha detto che non deve essere una strumentalizzazione politica. Qui avete portato l'argomento politico di eccellenza assoluto che è l'etica. Senza una visione etica, senza una dimensione etica, la politica, stiamo vedendo che cosa sta succedendo anche ai piani alti in Europa. Quindi, continuiamo assolutamente, ma siccome, diciamo, il gioco da questo momento in avanti si gioca sulla comunicazione, sull'immagine, credo che dobbiamo organizzare un gruppo di lavoro, un'equipe interdisciplinare in cui la comunicazione deve essere la punta di diamante. La nostra possibilità di fare le pulci e di mettere in risalto tutte le sfaccettature autocratiche di Bucci, perché è su quella base lì che si è permesso di giocare, di rompere la regola aurea di una competizione alla pari democratica. Lui se ne fa un baffo. Dobbiamo insistere su questo. Al momento, diciamo, stiamo partendo, abbiamo del tempo. Tempi della giustizia sappiamo che sono, noi non demordiamo, ci organizziamo, facciamo in modo che ci siano palanche per mettere in condizioni chi ha qualche ritrosia da questo punto di vista, perché voglio dire, ognuno deve fare i conti con le proprie tasche, naturalmente. Non mi permetto di dire che chi ha avuto qualche dubbio sia solo tirchio, avrà qualche problema da far quadrare i bilanci. Però, messa a posto la questione economica, adesso noi dobbiamo lavorare assolutissimamente sulla comunicazione. E direi che questo deve essere il nostro
imperativo categorico. Grazie. Sì, noi abbiamo dato un piccolo contributo stasera. C'è qualcun altro oppure possiamo chiudere qui? Non vedo. Va bene, allora io ringrazio gli intervenuti. Ricordo che la trasmissione è registrata e quindi verrà resa pubblica con i canali che a loro volta possono essere, diciamo, diffusi attraverso i canali social che stiamo cominciando a imparare a usare. Vi ringrazio tutti, buonasera e buonasera a tutti da Rinascimento Genova.